9, ignition sequence start, 6, 5, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Maurizio, Monica ed io sui fondali del Giglio, un'isola a largo dell'Argentario, a caccia di gorgoni e di immagini, quando... Un collo d'anfora, per una ragazza da poco iniziata alle sorprese dell'immersione subacquea, rappresentava un bel ricordo delle proprie vacanze. Per noi, invece, doveva costituire l'inizio di una scoperta chiamata nave romana delle scole e, insieme, il principio di un dramma per i reperti archeologici sottomarini, quello dei relitti da salvare. Quel coccio incrostato, portato in superficie, fece sensazione. Il padre della ragazza e il fratello, studente in belle arti, presero subito a esaminare il pezzo. Doveva appartenere a un recipiente di medie dimensioni. Ma di che tipo? Di quale epoca precisa? Alberto, subacqueo previdente, aveva con sé quanto serviva, un volume di archeologia marina con la descrizione di quei vasi dell'antichità. Per dei novizi come noi, riconoscere e datare un'anfora non era cosa né facile né immediata. Gli archeologhi hanno impiegato decenni a classificarle e non hanno ancora finito. Forse il punto più somigliante sono proprio i manici. Per i manici sembrerebbe questa. Dovrebbe andare, sì, dovrebbe essere questa qua. Dovrebbe vedere se ce ne sono delle altre sul fondo. Certo. Allora, attenzione che questa è la seconda immersione. Bisogna usare molta prudenza. Regoliamo i nostri cronometri. Eravamo impazienti di esplorare meglio il fondale attorno al luogo del ritrovamento. 2 ore di sosta ci erano sembrate un'eternità. Le anfore, sono come i funghi, non sono mai sole. Carlo raccomandava di seguire le indicazioni del decompressimetro. Saremmo dovuti scendere più profondi, dove forse nessun altro era ancora stato. Nel blu violaceo dei 50 metri scendevamo circospetti, quando a un tratto, ecco quanto ci apparve di lì a poco. Sul fondo, a 54 metri, avevamo scoperto il relitto di un'antica nave oneraria, ancora intatto. Maurizio sapeva ciò che si deve fare in questi casi. Anzitutto un rilievo fotografico. Cosa vuoi? Il tornado! Subito! I subacquei hanno inventato un mezzo semplice e brillante per sollevare oggetti pesanti e portarli in superficie. Vedremo ora come. Il segreto è costituito da un sacco di plastica che si gonfia con l'aria delle bombole. Sotto la spinta idrostatica, il pallone decolla verso la superficie con l'anfora al rimorchio come un aerostato. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Patrizio, il mio canale è PW Project Watch. Nello spezzone che abbiamo appena visto è un documentario degli anni 70 che è stato girato all'Isola del Giglio in Italia dalla famiglia Von Buren. La famiglia Von Buren che ha girato questo documentario mentre andava a caccia di reperti, in questo caso di anfore romane. E questo fa capire come questa famiglia era così attenta e dedita al proprio lavoro, quella di costruire i propri orologi subacquei, e venivano testati da loro stessi.
Nel video precedente, dove parlavo del modello 1521, ho fatto un errore di pronuncia. Essendo un brand nato nella Svizzera francese, il nome si pronuncia Squall. Squall, che andrebbe poi il significato di questa, di questo nome, non è nient'altro che squalo in italiano. Poi, volevo ricordare che questo brand negli anni 80 passa da testimone da questa famiglia svizzera, la Von Buren, diventa italiana e passa nelle mani della famiglia Maggi, e oggi vi volevo presentare il loro ultimo prodotto, che è il Sub 39. Il Sub 39 che ha esordito nel 2019 per festeggiare il 60° anniversario della nascita della Squall. In questo caso il primo modello è un modello in edizione limitata con quadrante nero di soli 150 pezzi. L'orologio prende spunto da un prototipo appartenuto alla famiglia Von Buren. Un prototipo che però non fu mai prodotto perché per essere un diver aveva delle misure obsolete, avendo solo una cassa di 34 mm e quindi non andò mai in produzione. Però chi rilevò quella tipologia di cassa negli anni 60 fu la Black Pine con il modello Batiscafe, con un diametro rivisto di 37 mm. La Squall nasce come produttrice di parti di orologi per conto terzi, infatti in molte case adoperavano le loro componentistiche. E successivamente, in alcuni casi, la Squall costruiva il proprio orologio e lo dava ad altri brand. Infatti sono numerosi gli orologi con il doppio marchio, dove compare anche il loro marchio Squall, perché era comunque un sinonimo di qualità, di impermeabilità dell'orologio. Il modello che presenterò è il Sub 39 Blue Marina, che riprende fedelmente le caratteristiche della Limited Edition. Differisce solamente dal colore del quadrante, che invece di essere nero è blu, però è un blu cangiante che va a cambiare colore da un blu chiaro a un blu scuro, come le sfumature del mare. Questo fu il secondo Sub 39 che fu prodotto dopo la Limited, però venne prodotto in serie, appunto non era una serie limitata. Il nome Sub 39 deriva dalla misura della cassa, che è appunto di 39 mm, anche se l'orologio compreso di lunetta è misura 40,8 mm. Diciamo che queste misure danno un aspetto molto proporzionato a questo orologio. La lunetta è in vetro zaffiro e ha 120 scatti. A ore 12 ha il puntatore a forma di triangolo di color crema. Invece per quanto riguarda il vetro, abbiamo un vetro sempre zaffiro bombato, che va a riprodurre l'aspetto dei vetri in plexiglass, in plastica vintage. La cassa è tonda e ha delle anse ricurve che si adattano bene alla forma del polso. La lug to lug dell'ansa, da ansa a ansa, abbiamo un 48,5 mm e non presenta lavorazioni satinate, la cassa è interamente lucida. Per quanto riguarda invece lo spessore dell'orologio, è compreso di vetro, è di soli 12,5 mm. La corona di carica riprende la forma del logo che troviamo sul quadrante con su scritto Von. Nonostante sia di dimensioni grandi, è un po' scomoda perché
finisce con una dentellatura sottile che è un po' tagliente. Gli indici sono con numeri arabi e a bastone. Abbiamo una colorazione color crema e sono trattati con Luminova C3. Per quanto invece riguarda le sfere, mi piacciono molto perché hanno un design classico, un po' come tutto l'orologio da cui prende spunto ispirazione dal prototipo anni 60. La Squall produce esclusivamente orologi subacquei. Fu lei la prima a metà anni 60 a proporre per la prima volta la sfera dei minuti di questo arancione acceso. Ma con questo Sub-39 la Squall vuole proporre un modello più classico. Il fondello ha uno scalino nella circonferenza e riproduce la forma di quello del prototipo, dove il fondello veniva tenuto contro la cassa da un anello metallico che veniva avvitato. Era un sistema usato nei primi fondelli a vite. Il calibro è il Sellita SV200, che ad oggi ha preso il posto del calibro ETA 28-24, che veniva equipaggiato da moltissimi brand di orologi. Sinceramente trovo l'Sellita 200 un ottimo calibro, in quanto ha una messa in ora molto fluida e la riserva di carica la trovo molto efficiente. Personalmente non mi fa sentire la mancanza dell'età 28-24. Questo modello inizialmente veniva proposto con un cinturino in pelle, ma dall'inizio dell'anno del 2022 Squall ha presentato il suo nuovo bracciale dedicato a tutta la linea di Sub-39. Un bracciale con pinne avvitati, delle maglie Oyster piene, con lavorazione di lucido satinato e una clasp con chiusura blindata e presenta anche un'estensione per la muta da sub. I finali sono ripiegati, non sono pieni. Qualche utente ha criticato questa scelta, che preferiva i finali pieni. Io penso che sia un giusto compromesso tra necessità e design. Poi stiamo parlando di un bracciale che ha un costo di 170 euro. Progettare da zero dei finali pieni per una nuova cassa avrebbe alzato notevolmente il costo complessivo dell'orologio, che si aggira sui 1500 euro con tasse, IVA e dazi. Apprezzo invece questa opportunità di rendere l'orologio più completo e anche più usufruibile grazie al nuovo bracciale. Per quanto riguarda invece il corredo dell'orologio, abbiamo il classico cofanetto quadrato di colore blu, rivestito in similpelle, dove al suo interno vi troviamo il libretto di istruzioni e la garanzia CARB. Bene, io avrei concluso questa puntata, non ci rimane che darci appuntamento alla prossima puntata in cui andremo a parlare del Nevada Chronomaster. Ciao!